Ritrovati su The Strategy, io sono Rev, questo è Europa Universalis 4 Antebellum, abbiamo qua il nostro enorme impero ellenico, più greco che mai, e abbiamo anche una Russia enorme al nostro nord, che è venuta giù fino praticamente alla Persia, e non se lo doveva permettere. La guerra è vicinissima, inizia a breve. Bisogna fare giusto un pugno di preparativi finali. E poi andiamo. Altri venti dell'industrializzazione, non male. Fortezze, qua c'è una fortezza, qua c'è una fortezza, qua c'è un'altra fortezza. Non ne abbiamo quante ne vorremmo da queste parti. Ce ne facciamo una ragione. Tanto abbiamo il grosso delle nostre armate qua a sud che entrano a chiudere il gap. Portiamo anche su l'armata d'Egitto. Ci stiamo preparando. Posso chiedere ai magiari, l'avevo già fatto, credo, ridurre l'opinione che i magiari hanno dell'Ucraina. La chiamo Ucraina, insomma, Russia. Kievan Rus è la Russia tipica. È un blob enorme, ormai è in Siberia anche. Dunque, KKKKK di Kiev. Perfetto. Meno 100 di opinione. Sono ancora in tregua. Non sono più in tregua, però sono in quell'altra guerra con la carniola. Ah, sì, vedi che sono ancora in tregua. Ah, 3 mesi, aspettiamo che passino questi 3 mesi. Si è formata l'Olanda, o meglio, i Paesi Bassi. C'era già l'Olanda, vabbè. Giusto un cambio di nome. Vi ricordo che hanno tutto il Canada e, insomma, l'area delle colonie originali degli Stati Uniti, quasi, quindi sono una potenza discreta. Ribelli a Bengasi, se la vede l'Egitto. Sì, ce la fa tranquillamente l'Egitto. Credo in loro. Abbiamo una stabilità già più 3, quindi è il momento di spendere un po' di punti in sviluppo. Questi altri invece non esageriamo perché vogliamo tenere sulla militarizzazione. Ah, siamo lì, siamo lì, siamo lì. Magiari, attitudine verso i nemici e sono in un'altra guerra. Ok, dopo che hanno vinto sta guerra con la carniola, ma anche con il Tirolo, non ci dovrebbero mettere troppo. Entrerebbero, io non ho davvero bisogno di loro comunque. Fammi aumentare la fiducia. Ce l'hanno al massimo. Ce l'hanno quasi al massimo la fiducia verso di noi. Altri eventi dell'industrializzazione. Ah. Le nostre spie ci informano che Kievan Rus sta considerando di attaccare Gurgan. Qua nel loro sud. Questo piccolo principato di derivazione persiana. Quindi sposteranno comunque truppe in questa zona. Noi con questo 80 di rete di spie andiamo a fare qualcosa di interessante. Sabotiamo il reclutamento. Ridurrà la velocità di recupero della manpower. Considerate che hanno manpower pressoché infinita per adesso. 286.000 uomini a riserva. Più di noi. Ma la qualità delle loro truppe è molto inferiore. Molto? Abbastanza, via. Diciamo abbastanza. Cerchiamo di non essere troppo. La fortezza qua è quasi finita. Ma che? 560 giorni, più di un anno. Decisamente non quello che chiamerei quasi finito. Mettiamo in coda due manifatture, che l'economia è importante. Questi da dove sono usciti? Ah, ok, una provincia lì. Perché me l'hai detto così? Cosa me l'hai detto a fare? Stanno considerando di attaccare Gurgan, ma non l'hanno ancora fatto. Ma riescono a finire sta guerra i magiari? Si fanno furbi? Hanno comunque 70.000 uomini, mi tornerebbero utili. Ma sapete cosa? Mi tornano utili, ma non mi tornano necessari. C'è un po' di edifici della manpower. Più caserme!
più gente da buttare dentro. Siamo al, al limite del force limit, sì, quasi. 16 cannoni, 18, 15, 17, 13 solo qua. Mi piace abbastanza la composizione delle mie armate. Non è perfetta, ma non abbiamo bonus particolari tutti puntati su una cosa rispetto a un'altra. Non è che abbiamo da fare una build cavalleria o cosa. Va bene anche una conformazione dell'armata generica. Tra un po' faremo tecnologia militare 26 prima del tempo. In realtà sono tentato di farla subito prima di dichiarare. Così cambiamo anche già il tipo delle truppe. E sia nuova artiglieria che scusate, sia nuova fanteria che nuova cavalleria. È un vantaggio non da poco. Loro anche hanno 25. Più manpower. Grandissimi. Ci piace. Human power. Devo iniziare magari a mettere da parte i soldi per fare il mercato qua. Ah, giusto, giusto. Mandiamo i soldati a finire sto mercato. Il mercato livello 3 degli ottomani. Che ci dà un mercante in più. C'è un Purcia dichiarato rivale. Intanto gli altri piccoli stati di cultura olandese entrano nei Paesi Bassi. Guardali lì, sesta grande potenza. Siamo ancora troppo avanti col tempo. Non possiamo davvero prendere ancora la tecnologia. La prenderemo dopo, cosa vi devo dire. Guardate, la militarizzazione è altissima comunque. Le truppe sono pronte. Dichiariamo con casus belli... Holy War, quindi superiorità sul campo di battaglia. Non voglio andare a prendere la loro capitale. L'hanno spostata su fino a Tver. Non c'hanno neanche a Mosca. Ok. La Bulgaria qui è loro alleata. Fammi spostare questa armata dal sud Italia ancora prima di dichiarare. Sì, bevete il caffè che mi dà innovatività. La gente beve il caffè e io guadagno innovatività. Eccellente. Ok, è anche finita la guerra dei magiari, che si sono presi il grosso della carniola. Magari riusciamo a tirarli dentro. Ci fanno da carne da macello. Non conto di usarli più di così, anche perché hanno 50.000 uomini in questo momento. Mi sa che sono stremati da sta guerra. 76, sì, manpower bassa. Neanche se gli dico di se dico loro di prepararsi al conflitto, entrano. Usando i favori. Cosa da un più 20, se non sbaglio. La reggenza per Dionisio sta per terminare. 6-3-2, comunque un buon regnante. Oh, alla fine hanno fatto una guerra lampo. Non me ne sono neanche accorto di quando hanno conquistato sto Gurgan. C'avevano ragione le mie spie, però. C'avevano visto giusto. Dichiariamo, dai. I magiari entrano, promettendo loro terra. Non gli darò niente. Se la devono guadagnare sudando. Si va! I russi possono esistere, ma devono esistere minimo, minimo, minimo a nord del Caucaso. Proprio questa linea qua. Ma minimo. Proprio minimo, in realtà. Ho altri piani, ma vedremo. Dammi un ammiraglio. Andiamo lì a bloccare quei quattro porti che hanno. Sono alleati con questi... Questo loro vassallo lì, Kartli, è un vassallo, comunque è nella sfera di influenza. No, non è un vassallo. Lo sta annettendo in realtà, è quasi finito. Postiamoci verso nord. Rallentiamo subito. 2166 ducati. Non si scherza. Queste fortezze sono livello 2. Questa è livello 2. Aspetta, 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 che vedo 72.000 uomini lì, ho un po' paura. Tarnovo è già caduta. Facciamo tutto noi. Che se ci affidiamo ai bulgari
non si va da nessuna parte. Sviluppiamo amministrativamente. Dai, su, voglio vedere la qualità delle truppe ucraine. Eccoli qua, guardali che stanno per attaccare. Con la scusa che hanno il doppio delle truppe. Sì, qui sì che finisce male. No, no, hanno cambiato idea, hanno visto i miei rinforzi in arrivo. Sono furbi, eh. Siamo qua in zona. Qua hanno una fortezza livello 9, perché è la capitale di Cartli, quindi livello 8 più 1. Non abbiamo abbastanza cannoni per sta fortezza. Leggermente paradossale. Fammi tirare sulla militarizzazione verso il massimo. Voglio quel 10% di disciplina. Abbiamo 132% di disciplina senza le idee offensive. Che è una follia avere più di 130% senza le offensive. Vuol dire che a quanto possiamo spingerla? A livelli folli. Ok. Stanno arrivando dei rinforzi. Qua probabilmente la perderemo. Grazie ai rinforzi. Se arrivano in tempo. Invece la vinciamo. Però dubito che riusciamo a gestire anche l'armata di rinforzo. E invece, guarda lì. Certo che gli ucraini hanno 18% di disciplina meno di noi, molta tattica militare in meno. Hanno mandato le loro retrovie avanti, quindi c'è un sacco di artiglieria in prima linea. Subisce danno raddoppiato. Hanno più morale perché hanno dichiarato una un'età dell'oro. E noi non abbiamo quel bonus lì perché è dietro di noi, se no saremmo avanti. Ma il morale vuol dire solo che combattono più a lungo. Più a lungo, quel tanto che basta per subire perdite terribili. Ma anche quel tanto che basta per ricevere rinforzi da mezza Russia. Quindi alla fine questa battaglia la vincono. Arretriamo. Abbiamo comunque inflitto loro più del doppio delle perdite, circa il doppio delle perdite. Si può davvero definire una vittoria? Ribelli a Baghdad, questa è abbastanza noiosa. Mandiamo subito qua un'armata a gestirli. Fammi continuare comunque le conversioni. Giusto! Noi abbiamo ancora Demetra, basta Demetra. Serve un altro aspetto di vita alla gran sacerdotessa di Atena. Di aprire, non lo so, aprire il tempio, no, quello non si fa con tutti. 2.5% di disciplina in più tra le altre cose. Pronti a rovesciare ancora più danno. Spostiamoci a nord. Ma sono anche in guerra con il Khorasan. Che è qua sotto, capisco. Mi ha detto che è morta la reggente. Oh no, ci sarà la reggenza per la reggenza, ma tanto tra 3 mesi questo sarà il trono, quindi. La Basilissa aveva 60 anni, poverina. C'è un generale non da poco qui. In mano all'Ucraina. Questo è un forte livello 6. Vai, 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 vai. Riesci a prendere quelle truppe o riescono a scappare? Sì, riusciamo a prenderle? Assolutamente, danni altissimi, riescono a ritirarsi, ma una vittoria. Guardate il war score che sale al 22%, fammi mettere velocità 4 per adesso. Andiamo a occupare quella fortezza, a provare a occupare quella fortezza. Questa armata si è ripresa, la portiamo su. Intanto stiamo anche qua sopra. Belli tranquilli, voglio occupare anche questi territori già che ci sono. La Moldavia è anche alleata dell'Ucraina. Alleata o vassalla? Alleata in questo caso, vabbè, non importa. L'Ungheria almeno... I Magiari, via, l'ho chiamata Ungheria. Almeno quello dovrebbero gestirlo. Sono arrivati dei rinforzi qua ucraini? Doppia armata, sono riusciti a forzarci? Con il favore del forte delle montagne? Non importa. Non fa male. Riserve nostre attuali 207.000, riserve loro 176.000, loro hanno iniziato con 40.000 più di noi e sono 30.000 sotto. Qualità, qualità, qualità. Tanta qualità per queste truppe. Dionisio VI sarà al trono.
nostro erede è Fibe 331, pessima. Non la diseredo adesso perché comunque il prestigio a 50 fa comodo da più morale. Non voglio perdere 50 oro, ma finirà nel pozzo degli eredi sicuramente. Proprio su questo non ci piove. Vai così, facciamo tecnologia 26 militare. Intanto abbiamo i bonus. Iniziamo a cambiare la cavalleria. Non voglio cambiare anche la fanteria e cambiare le truppe, il tipo della truppa, così porta il morale al minimo. Bisogna aspettare un po' di mesi e siamo troppo vicini al fronte. La cavalleria va bene perché ne adoperiamo poca. Ok, non vedo armate nemiche nei dintorni. Cambiamo anche la fanteria allora. Vediamo se l'Ucraina, Russia, chiamatela come volete, adesso ci attacca. È divertente perché questa è davvero una Russia barra Ucraina. È il Kievan Rus. È l'originale. Non dite che apprezzate l'anime se non avete letto il manga. Che meme. Ho visto che ho i punti al massimo. Il Libano è un po' ribelle, a 50%. Capito, fammi sviluppare un pochetto il Libano così si calma. Tanto avevamo i punti in là. Forza, andiamo verso nord con questa armata qui. Possiamo fare finalmente il mercato? No, non è ancora il momento. Allora, mettiamo in coda tre manifatture. La nostra economia tira tanto. Finalmente siamo riusciti a incamerare il commercio asiatico. Ok, c'è una concentrazione di truppe pericolosa da quelle parti. Noi abbiamo solo questa. Piombiamo sulle armate ucraine che stanno provando a riprendersi il forte. Russ, da adesso in poi dirò russe, non mi confondo più. E poi qualcuno si offende. E Kievan Rus. Non avevano generali, perché probabilmente era morto durante l'assedio. Non gliene hanno mandato un altro. Passate via. Mandati tutti al cratore. Marciamo verso Kiev, la prenderemo in 3 giorni. Per davvero, però, non al forte. Non è la loro capitale, comunque. La capitale ce l'hanno sopra a Tver. Figlio di Ptor. No. Esitazioni. No, ma sti magiari non si rendono proprio utili per niente. Ne hanno, di truppe, di effettivi, ne hanno una quantità, una caterva misurata, infinita. Comunque. Anche che hanno meno riserve di noi e che le truppe sono di qualità più bassa, fanno paura questi ragazzoni. Finita la nostra tregua con la Persia. Grazie, grazie che me l'hai detto. Non è il momento, decisamente. Vai, vai, vai. Ingaggia, ingaggia, ingaggia. Giù a pinza, che ci sono anche i magiari che adesso ingaggiano. Quell'armata l'abbiamo distrutta perché non aveva il generale. Qua invece il generale c'è come, ma... abbiamo distrutto anche questa. Con i rinforzi che arrivavano da dietro. È finita 80.000 contro 40.000. Ok. Ok, 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 ok. Molto, molto, molto importante. ...34% di war score. E adesso sta salendo, c'è anche quello che ticca verso l'alto. Abbiamo vinto una quantità sufficiente di battaglie. Ne avete avute abbastanza? Ma che no, che non ne hanno ancora avute abbastanza, ragazzi. La dinastia Han ci ha annunciato come rivali. Va bene. La Russia è diventata rivoluzionaria. Vedete il tricolore? Caspita.
Non me ne ero accorto io? C'era stata la marcia su Mosca. Non è arrivata la telefonata di Andreotti all'ultimo questa volta che ha detto ritiratevi però. Ok. Sempre, non importa, la guerra continua contro un nemico, rivoluzionario o non rivoluzionario. Non me ne intendo di politica, io c'ho la diarchia spartana, cioè, cosa sono gli ideali rivoluzionari per noi? Velocità 5, giusto un attimo. Dai che è caduta questa fortezza, finalmente, sembrava imprendibile ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo davvero... Stiamo davvero infliggendo una quantità di perdite spropositata al nemico. Ma sono diventati rivoluzionari, lo zelo rivoluzionario ha... inflazionato a livelli folli la manpower. Mi ero scordato che c'era quel piccolo problema dello zero rivoluzionario. Oddio, gli zombie. Altro che lo zero rivoluzionario. Quali stiamo infliggendo perdite in proporzione di 3 a 1 dall'inizio della guerra, se non 4 a 1 quasi. Fammi fare finalmente sto bazar livello 3. Dammi assolutamente più forze dell'artiglieria contro i forti. 55% di war score comunque, c'è da dire quello, dai. Possiamo probabilmente fare pace a breve. Non li cancelliamo davvero dalla faccia della terra. Stiamo commerciando in seta al momento, sì, perché controlliamo anche queste zone. Non sarà permanente il bonus. Visto che la nostra economia lo supporta, facciamo un bel po' di campi reggimentali. Voglio fare anche le soldier household. Dove c'è il grano, che ci danno tanta manpower. Colombia bretone, vabbè, che risate. 62% di war score. Che cosa dite? Spingiamo ancora o ci fermiamo? Fate conto che questi hanno molte più... No, hanno gli stessi effettivi nostri, ma con il doppio della riserva. Alla faccia dello zelo. Fammi promuovere qua che non stiamo generando tanti punti quanti vorrei. A parte che adesso sposto il focus su militari, perché prenderemo probabilmente un gruppo di idee militare, sì. Anche se non sono più così sicuro. Avrei dovuto spostarlo su diplomatico. Credo che prenderò idee influenza invece. Quanto war score possiamo ancora guadagnare facendo passare tempo? 20? Ma vuol dire combattere? Esatto, sono venuti a rompere le balle nella Persia ellenica. Vediamo un po' che cosa ci danno. Mazzo? Non ci danno tutta sta roba. Ho capito. Bisogna sicuramente combattere ancora un bel po'. No, tu stai qui. Giù in Persia! Non tutto è perduto in Persia. Avrei anche dei bonus extra se occupassi la loro capitale, ma la loro capitale è così fuori mano. Vai, vai, ingaggiamo. Dobbiamo andare a prendere questa armata prima della fortezza. Per fortuna li muoiono sempre i generali mentre assediano. E quindi poi ci troviamo con armate
alla nostra mercé. Esatto, spazzate via così. È facilissimo, stacco i parle quando il generale è morto, o comunque non hanno un generale. Non hanno una guida adatta, quindi puoi capire. Dobbiamo fare tantissime town hall, municipi, per riprenderci capacità governativa. Bene così, ingaggia. Che manca riprenderci sto forte livello 2, non ci vorrà molto. 60.000? Ma da dove caspita siete usciti? Sono tanti, eh. Non finiscono mai come i rotoloni regina. E adesso che sono rivoluzionari sono anche sicuramente più forti. Mannaggia. Non ci voleva sta rivoluzione. Ribelli lì sopra? Ah no, lì in India. Fammi andare a gestire quei ribelli. Come messa? I magiari stanno facendo fatica a finire la Moldavia, vabbè. Aiutano comunque, ci provano. Bene, abbiamo distrutto un'armata non enorme, ma comunque relativamente sostanziosa. Poi si stanno andando a gestire quei ribelli lì in India. Afghanistan. No, lì è già Pakistan forse. Via, da quelle parti, quasi in India. Se vai a guardare la placca è già subcontinente indiano, scommetto. Il problema è che quando distruggi un'armata con lo stack wipe, forse alcuni di voi non se lo ricordano, non lo sanno, visto che rappresenta non letteralmente che hai ucciso tutti, ma che l'armata è stata distrutta, sbandata, ognuno se n'è tornato a casa, raccogli ticcio. Se l'armata viene spazzata via così, metti che era un'armata da 40.000, lo stato che ha ricevuto, ha subito quello stack wipe, si riprende 20.000, perché effettivamente 20.000 uomini sono rireclutabili. Dopo che si sono ripresi, si sono nascosti a casa loro, visto che non sono morti tutti, si riva lì con gli ufficiali di reclutamento, si fa le liste, li si possono rireclutare. E quindi tutti questi stack wipe fanno sì che sì, ovviamente gli costa soldi, quindi questo mette sotto pressione la loro economia. Però possono comunque continuare a rireclutare. Posso per caso fare una di queste cose che dà capacità governativa? Esatto, qui dove c'è la carta conviene. Meno 12 è conveniente. Normalmente non le faccio mai. Guarda lì. Quantità assurda di tribunali in coda. I fisiocratici? Innovatività o mercantilismo? Ma la nostra innovatività è al massimo oramai. Prendo uno di mercantilismo. Quasi al massimo, via. Ok, credo che il grosso dell'esercito russo adesso sia lì. Noi possiamo salire di qua. Si sono ripresi una delle loro fortezze. Non è la fine del mondo. Fammi spostare anche questa armata. Poi la riportiamo. Anzi, fammela spostare direttamente a nord. Pure la Francoforte e Ulm sono diventate rivoluzionarie. Ok. Guarda quanti ce ne sono lì sopra. Spostali. 71% di war score tra le altre cose. Ve la faccio passare la voglia della rivoluzione. A suon di bastonate. Se solo avessi più capacità governativa di così. Vedi che tra un po' i magiari si chiamano fuori dal conflitto, non mi stupirebbe. Scendi di là.
problema è che a furia di sviluppare sale il costo della capacità governativa, perché i territori sono più sviluppati, quindi costa più punti. Ma io adesso esatto c'ho questo, non scordiamoci del fatto che abbiamo finito le riforme. Questi click l'aumentano di parecchio, infatti, perfetto. Ovviamente costa sempre di più quel bottone man mano che lo cliccate, e non vi consiglio di farlo se non avete ancora completato le riforme. Andiamo qua. Battaglia campale con i russi. Se ne sono tornati a casa. Se ne stanno tornando a casa. Guardali lì, oh! Assurdi. Trovano sempre un modo. Vediamo se adesso accettano una pace così decisiva. No, comunque non così tanto decisiva. Non c'è modo di mandarli completamente oltre. Il Caucaso 96. Abbiamo 75 con un altro 11 possibile da fare. Tra l'altro, fammi fare così intanto. Nel caso della Bulgaria non esista più. Da. Guarda lì che bello. Metti a fare i core. Così adesso abbiamo una scusa per continuare a combattere per un bel po'. Tanto abbiamo ancora 100.000 uomini di riserva, quindi perché non farlo? Scendi. Abbiamo raggiunto quest'altra armata. Un'altra vittoria, fammi spostare questi 48.000 con generale a 3 stelle. Qua stiamo girando attorno ai Carpazi. Corri. Ah, sono riusciti a prendersi la fortezza? Che fastidio. Siamo arrivati all'ultimo. Adesso ce la riprendiamo immediatamente, però. Abbiamo preso questo forte qua, perfetto. Ora possiamo muoverci più agilmente qua attorno, lungo il Caspio. Questa la vinciamo facile. Facile più o meno. Sì, hanno almeno due delle montagne. Abbiamo molta più disciplina, per il resto non si scherza con questi ragazzi. Picchiano duro. Siamo arrivati a Baku. Siamo arrivati ai giacimenti petroliferi di Baku. È fatta. No, scusate, sono un pochino in anticipo. Su di qua. Questi 26.000 cosa stanno facendo? Sì, vabbè, non avete abbastanza uomini per prendere quel forte. Un'altra vittoria. Fammi subito dividere le truppe che sennò prendono un sacco di attrito. A proposito. Stanno andando decise le conversioni, eh? Mi piace. Abbastanza celere la situazione. Separatisti a Nicopoli. Andate a prenderli. Anzi, fate voi. Nuovo generale serve qua, che questo è morto. 77% di war score abbiamo, eh. E abbiamo anche quasi finito gli effettivi. La riserva. Tavolo delle trattative di nuovo. Tavolo delle trattative di nuovo.
lasciamo? Cosa lasciamo? Ma no, possiamo fare ancora Warscore. Non voglio. Non è ancora finita. Esatto. Stiamo infliggendo così tante perdite, ma così tante che mi sembra davvero uno spreco. Vai, 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 ingaggia, 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 ingaggia. Andrei fino a Tver, ma ci sono troppe fortezze in mezzo. In realtà forse possiamo passare. È comunque un forte livello 9, lo hanno aggiornato. Non sono degli sprovveduti totali. Questo, livello 6, comunque abbastanza aggiornato. I semi della grandezza, vai così. Semina, semina, semina. La cosa buona è che l'economia è davvero solida. Stiamo davvero facendo un sacco di soldi adesso. Non la voglio la pace separata con voi. Cara Moldavia. Non mi serve. L'ideale sarebbe davvero finire prima di fare i core qua a Tarnovo. In modo che così non abbiamo tutta questa overextension che non è poca. Mila russi qui. Certo che non esistono dei rivali russi che li vedono indeboliti. Finalmente non hanno più riserve. E li attaccano? Sono considerati imbattibili o non c'è nessun opportunista abbastanza? Chissà quanto sono indebitati sti cretini qua. Ah, il grande Yuan si sta mangiando il resto della Persia. Ah, dimmi te, dovremmo fare guerra anche con questo. Sta Russia, faticosa, eh? Sta avendo un episodio mostruoso. E io che pensavo che avremmo risolto in pochissimo tempo. Ok, finito Tarnovo. Ho visto che i punti sono lì. Ne avete avuto abbastanza, cari? Sì. Ne hanno avuto abbastanza. Ci danno tutto il possibile. Pure 1300 ducati. Coalizione. Ci sono un po' di stati, ma la maggior parte sono intorno a 50 e 3. 4 anzi sono in tregua, quindi non dovrebbe neanche formarsi. Voilà! Finalmente il nostro nome è di nuovo in una posizione accettabile. Fammi usare. Anzi, no, fammi pagare i debiti del Libano. 110% di overextension, non preoccupatevi. Tra un mese scende sotto 100%. Adesso! Cara Kievan Rus, sarai anche rivoluzionaria, pericolosa e potente? Fammi placare sta gente. E tutte queste cose qua. Un po' di se sentimento separatista perché eravamo sopra 100% di overextension. Ma ora è risolto. Quanti uomini hanno qua in Andalusia? 446.000. Ok. Dobbiamo costruire ancora un bel po' di campi reggimentali se vogliamo diventare l'armata più grossa d'Europa. Che storia! Bene, 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 bene. Ci fermiamo qui. Vorrei solo farvi notare che non siamo comunque la prima grande potenza, grazie a tutte le colonie che l'Andalusia ha. Ma a sto giro lo diventeremo in qualche maniera. Grazie mille per essere passati. E noi ci vediamo, come sempre, alla prossima guerra. Ciao, ciao.